Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, ancora una volta ricordo di quel giorno di ordinazione sacerdotale, seconda parte di questa ordinazione, seconda parte, certamente l'avete visto quando ci siamo sdraiati per terra, il momento della preghiera. Posso dirvi la verità, io avevo grande ansia, paura, che quando arriverà il momento di ordinazione sacerdotale, forse io non mi rialzo più e muoio per terra. Così erano le paure. O mi succede qualcosa che non ricevo ordinazione, ma invece tutto è andato bene. 25 anni fa è il momento di promesse, di obbedienza al vescovo, ma poi è il momento così tanto anche molto esternamente, visibilmente importante. Quando abbiamo messo le casule bianche e poi la prima messa, certamente nella cattedrale. Questa santa messa, gioia nel cuore, veramente sono ricordi. Un documento così filmato si deve guardare ogni tanto, spesso, come voi quando avete il vostro filmato o le foto da momento del vostro matrimonio, tanti momenti molto belli, è molto importante questo. Ma poi la prima messa, mi ricordo che da Citta Uci, lontano perché sono più di 200 chilometri da Niegowic, ho preso la macchina con mio amico Don Taddeo Socha, attualmente sta in parrocchia San Francesco d'Assisi a Uci. Insieme era mio più grande amico, era più grande di età anche, e lui ha detto la predica durante la mia prima messa a Niegowic. Il nostro viaggio era con Fiat 25, quello piccolo, guidavo io, nuovo prete. Siamo arrivati al territorio della parrocchia qui. Ma ero commosso, ho detto a Stanislao, Taddeo, prendi tu guidare la macchina, perché c'erano i striscioni scritte, benvenuto, nuovo sacerdote, Toniare, i fiori sulla strada, bello, bellissimo. E poi il giorno dopo, il momento prima di andare per celebrare la messa nella parrocchia, qui davanti casa. Tante persone sono arrivati. La benedizione in ginocchio ho ricevuto da mia mamma, da mio papà, e poi siamo saliti sulle carrozze, vere carrozze, con cavalli, erano mi pare sette, i miei familiari e io in quella prima carrozza bianca. Veramente era bellissimo, suonava la musica. Canti religiosi e così l'abbiamo fatto con una processione, direi, delle carrozze con i cavalli verso la chiesa. Era bellissima giornata, ma poi prima che siamo arrivati in chiesa, arrivava un grande temporale. Era veramente un temporale forte quanto eravamo dentro la chiesa. Mentre stavo celebrando la messa in chiesa, la prima messa davanti quadro della Madonna Assunta. E poi, dopo la Santa Messa, quando sono uscito fuori e tutti guardiamo di nuovo sole, ma vedevamo sul cielo un arcobaleno enorme. Era segno per me. Era segno. Così mi ricordo la prima messa, poi il pranzo qui, pranzo vicino casa, hanno messo i tavoli, tutto così, grandi tende militari. Per pranzo sono state 530 persone. Era una festa, grande festa di gioia. Sono passati 25 anni da questo momento. Vi ricordo, cari fratelli, vi invito, scusate, vi invito di vedere qualche immagine ancora della mia ordinazione. 12 giugno 1993. Guardate, ricordate di me nella vostra preghiera. In questo momento sono in partenza in una parrocchia qui vicino,
parrocchia dedicata a San Stanislao, vescovo, martire, patrono dell'arcidiocesi di Cracovia, è proprio nato in questa parrocchia a Stepanów e poi a Spettero. Per le tre arriverà vescovo, mio vescovo, con i sacerdoti dalla diocesi, con i pellegrini diversi, e avremo la Santa Messa. Certamente vedrete qualche immagine dopo queste celebrazioni, oggi o domani, ma vi saluto con tutto il cuore, ma certamente sono in grande attesa di quelli che sono in partenza per la Polonia, e ci vedremo qui. Sia lodato Gesù Cristo. Gdybym rozdał Bogim całą swoją majętność, a ciało swe wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał.
scegli dopis quadaios, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Składamy ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują się za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Władysława i jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Zostali wezwani na jego ucztę.